Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo il culurgiones, ovvero ravioli sardi tipici, di Obono sardi, livelli incredibili, ripieni di potatoes. Cosa ho già fatto? Ho già lessato le patate, ovviamente. Perché? Perché le patate ci vuole tanto tempo. Ora le facciamo diventare purè, ci tritiamo dentro un pochino di erba cipollina. La ricetta originale, la ricetta quella vera, delle nonne sarde di Obono, ci andrebbe la menta o mentuccia, ma a me m'è morta. E qui detto questo, cosa facciamo anche? Facciamo il ripieno, le schiacciamo, facciamo l'impasto, lo impastiamo adesso perché non è un impasto che ha bisogno di lievitazione, ma solamente di 10 minuti di riposo. Andiamo, andiamo di là, perché sennò si scena veramente tomorrow. Tomorrow! Eccoci qua, benvenidos! Allora, dai, su computer! Dai, dai, computer, come se ti rispondesse. E se mi risponde? Oh, ma... E se mi risponde? Allora, di cosa ci abbiamo bisogno? Ci abbiamo bisogno di farina zero, farina di semola rimacinata di grano duro, grano incazzato nero, poi vabbè, ovviamente un po' di salsa di pomodoro, se abbiamo l'erba cipollina, ho un chilo di patate lessate e del pecorino semistagionato sardo doppe, ovviamente l'acqua per fare l'impasto. Detto questo, faccio l'impasto, così ho modo di farlo riposare, va bene? Poi sbucciamo le patate e pensiamo a il ripieno. Mi servono esattamente 80 grammi quella di grano rimacinato, di semola rimacinatas, me ne serve 150 di zero, quindi 230 totale di farinacea, lacchete Dio buono. Ma come fonodi! Il sale, un pizzico, questo qui è lo zucchero, mettiamocene due, vai. 30 grammi, va bene, di olio. Ok, facciamo la fontanella e prendo 80 grammi di acqua. 80 precisi, attenzione. Facciamo incorporare la prima parte di acqua. E ora va impastato dai 3 ai 4 minuti, eh. Non c'ho la menta, non ce l'ho la menta. C'ho l'erba cipollina. Non sapevo che ci volesse, porca troia. Mi sono documentato dopo. Figura di merda. Ho comprato dei peperoncini e li ho messi nell'olio per fare l'olio piccante. Tu sapresti consigliarmi qualche altra salsina gustosa e poco impegnativa da preparare con i peperoncini? Ieri ne ho vista una buonissima, secondo me, a base di arancia e jalapeno. Ci fanno tipo proprio la mostarda da formaggio. Se hai a tua disposizione un macina caffè, lo puoi essiccare, tritare finemente, e io tipo ce l'ho così e lo uso nell'olio quando devo fare l'aglio olio e peperoncino. Non è proprio la zuppiera più adatta per fare questo tipo di operazione, ma ce l'ho più quell'altra, l'ho rotta.
Ho grattugiato dentro uno spicchiettino d'aglio, un pizzico di sale, una macinatina di pepe, pochissimo, un girino d'olio. Oh, io buono. Ce l'ho alla menta, ragazzi, non ce l'ho. No, cosa sto facendo? Eia! Hai sentito però cosa mi è venuto da dire? Eia, ho detto! Sono troppo saldo, dai! Non lo sapevo, mi sono documentato troppo tardi per... Com'è che si dice quando uno ti fa incazzare la bestia? Aspetta, me l'hanno insegnato che te cangi in un lampo. E ora come fai a sapere tutte queste cose della cucina sarda? Perché la scorsa estate sono stato in Sardegna, ho fatto il giro della Gallura in moto e a me mi sta sul caso andare a mangiare nei posti da fighetti e sono andato a mangiare solo in trattorie tipiche sarde. Sono andato in un posto sperduto e mi sono fatto consigliare tutte le robe un po' più bombetta. Eravamo a Calangianus. Questo è l'impasto. Metto l'acqua, il sugo. La cottura, chiedo ai sardi, è molto veloce, giusto? Faccio così. Tendenzialmente sì, poi ovviamente dipende da che formato li facciamo e quanto spesa la pasta. Consiglio tecnico un altro, quale dei due? Più grande o più piccolo? Secondo me più grande, però voglio un parere vostro. Sono grossi, va bene. Perché poi, quando io sono andato in Sardegna, ho fatto il giro della parte, diciamo, alta, quindi ho fatto la Gallura. Lo sapete che in tutte le trattorie dove sono andato a mangiare, facendo roba tipica del territorio proprio gallurese, non ho trovato culurgiones da mangiare. Mirti, hai sentito l'odore del formaggio? Tiè, questo è sardo. Sardo, come te. Eia. È una pasta elastica bestia proprio. Guarda un po'. Sì, sì, ci siamo. Un cucchiaino così? Molto di più? Facciamo due cucchiai e mezzo, dai. In chiusura deve uscire, dici. Oddio. Thank you.
È venuto così. Ecco il gyoza. Dai, Faz, cazzo! Una piega a destra, una a sinistra. Ah! Quindi una a destra e una a sinistra. Una a destra e una a sinistra. Uno a destra. Una a sinistra. Una a destra e una a sinistra. Com'è? Primo premio? Per la Madonna. Guarda questo è, rasenta alla perfezione, guarda. Allora, a parte il gyoza che lo togliamo, eccoli qua. Non avevo afferrato il fatto che andasse fatta la piega da ambo i lati, Delmo. Alla vostra e ai Culo Jones. Speriamo non si aprano, mi cavo addosso. 4 minuti? 4 minuti. Ho abbassato la fiamma al minimo. Oddio, si è mosso. Se non salgono si ordina la pizza. Salite! Non lo so, aerea di yoga. Eccoli a galla, eccoli. Sono saliti ora. Guarda qua. Li prendo con la spumarola, Culo Jones. Buon appetito a tutti, assaggiamo. Buon appetito. Buonissimi. È buono, è buonissimi, sono buonissimi, raga.